I rapaci notturni, attraverso un'evoluzione durata milioni di anni, hanno affinato una serie di adattamenti morfologici che hanno favorito le loro attività di caccia nell'oscurità della notte, un momento nel quale molti altri animali si trovano in difficoltà. Una vista quindi perfettamente adattata al buio. Tuttavia, il successo biologico degli strigiformi è coadiuvato da altre capacità sensoriali e morfologiche particolarmente prodigiose, come l'udito e il piumaggio. L'ornitologo inglese Graham Martin ha spiegato nel suo libro Birds of Night, che vi consiglio, diversi segreti degli adattamenti dei rapaci notturni. Nella sua opera svela un segreto rispondendo a questa domanda: nell'oscurità vede meglio il gatto o il gufo? I rapaci notturni, pur avendo ottime capacità visive, sono leggermente meno abili dei gatti nella visione al buio, nella totale oscurità. Ma gli strigiformi hanno davvero una vista così speciale? Gli occhi sono molto grandi e hanno una cornea e un cristallino molto sviluppati, che consentono di concentrare un'ampia intensità di luce, favorendo una proiezione luminosa sulla retina. L'iride è anch'essa particolare nei rapaci notturni, capace di produrre vistosi accomodamenti in funzione della luminosità presente, garantendo sempre un'ottima funzionalità. Ovvero, si dilata vistosamente durante la notte e si contrae con la luminosità diurna. Nella retina dei rapaci notturni abbondano i bastoncelli e si registra un numero inferiore di coni rispetto all'uomo. Questo accorgimento biologico si traduce sulle capacità visive dei rapaci notturni. I coni, meno abbondanti rispetto all'uomo, sono dei fotorecettori particolarmente sensibili ai colori e sono esaltati dalla presenza di condizioni di luminosità ottimali. I bastoncelli, al contrario, risultano numericamente più abbondanti, entrando in azione con una reattiva funzionalità anche in presenza di poca luce. I rapaci notturni hanno una visione binoculare e questo è dovuto alla disposizione degli occhi frontali posti nella parte anteriore del cranio e non lateralmente, come accade in molti altri uccelli. Gli occhi inoltre hanno acquisito una peculiare forma tubolare, sono abbastanza allungati e la cartilagine che li protegge ne impedisce notevolmente il movimento nell'orbita. Poiché gli occhi sono fissi e non si muovono come quelli di altri esseri viventi, umani compresi, i gufi e la civetta hanno una grande capacità di movimento della testa, che riescono a ruotare sino a 270 gradi. Altra curiosità, permessa da un collo iperflessibile, permette ai rapaci notturni di migliorare la messa a fuoco grazie a movimenti oscillatori e rotatori peculiari, chiamati dai tecnici head bobbing. Come in molte altre specie ornitiche, oltre alle due palpebre, superiore e inferiore, ne esiste una terza, la membrana nittitante, che agisce trasversalmente dall'interno verso l'esterno e che funziona in parte come un tergicristallo per la pulizia e in parte protegge l'occhio stesso, specie durante le azioni di caccia. Avrete capito che la vista dei rapaci notturni è davvero speciale e gli occhi frontali li hanno trasformati in animali zoantropomorfi, un motivo in più che ce li rende ancora più simpatici. A questo punto iscrivetevi al canale GufoTube e un gufo ciao a tutti quanti.